Buongiorno a tutti gli amici di Stato Quotidiano, siamo qui dalla sede della Lega Navale Italiana di Manfredonia con il presidente Andrea. Come mai avete deciso di organizzare la giornata della sicurezza qui a Manfredonia? Allora, la giornata della sicurezza in mare è un evento annuale che ogni anno la Lega Navale Italiana insieme alla Capitaneria coordina questo evento per l'educazione della sicurezza in mare, soprattutto rivolta ai ragazzi. E quest'anno poi è un anno particolare, è il 120° anniversario della Lega Navale, questo a dimostrare questa continuità dell'amore verso il mare e soprattutto questo amore legato anche alla sicurezza. E la nostra utenza è soprattutto quella dei ragazzini, dalle medie, le elementari, per educarli che andare in mare di quelli che è la Capitaneria di Porto, che è la Croce Rossa Italiana. Abbiamo una mascotte che è un cane di soccorso in mare e vedremo oggi anche delle simulazioni del vivo grazie all'ausilio di questi nostri collaboratori anche attraverso uno scooter d'acqua. Perfetto. Con il comandante in seconda della Capitaneria di Porto, per quanto riguarda perché è molto importante la giornata della sicurezza in mare? La giornata della sicurezza in mare è molto importante perché si parla appunto di sicurezza, insomma, che è un argomento principe, soprattutto durante la stagione estiva. Quindi, come ogni anno, noi insieme alla Lega Navale Italiana organizziamo e allestiamo la giornata sulla sicurezza in mare, durante la quale non solo si parla di sicurezza, ma come faremo oggi, vi faremo conoscere anche tante altre realtà che operano nel salvamento, sempre sotto l'egida del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, quindi della Guardia Costiera. Questo perché? Perché il mondo della sicurezza è variegato, quindi è giusto che l'utente del mare, il diportista, conosca tutte quelle realtà nobili che operano per la loro sicurezza, appunto. L'intendimento, insomma, sarebbe anche quello di duplicare, triplicare, insomma, queste giornate durante tutto l'anno, perché la sicurezza va di sicurezza, insomma, bisogna parlare sempre, quindi non solamente quando inizia la bella stagione. Oggi infatti vi presenteremo, abbiamo avuto la possibilità quest'anno di presentarvi anche delle altre realtà che sono molto forti a livello nazionale e locale, quale ad esempio la Guardia Costiera Ausiliaria, il servizio di salvamento cinofilo, che sono anche delle novità recentissime che possono essere appunto introdotte sulle spiagge proprio per il salvamento, per integrare il servizio di salvamento sulle spiagge. Per cui sicuramente sarà una giornata molto interessante, simuleremo appunto un salvamento in mare con i nostri mezzi, al quale parteciperà anche la Guardia Costiera Ausiliaria. Oggi ci sarà anche il 118 che ci spiegherà, insomma, anche altre cose, per cui una giornata sicuramente intensa e proficua. Grazie. Presidente regionale della Guardia Costiera Ausiliaria, lei come mai oggi è qui per questa giornata della sicurezza in mare? Buongiorno a tutti, sono Alberto Tricarico, come hai detto prima, presidente e responsabile della Guardia Costiera Ausiliaria della Regione Puglia. Oggi siamo in ausilio a quella che è la giornata dedicata alla sicurezza in mare e soprattutto a questi ragazzi che oggi parteciperanno a questa giornata con un appuntamento rivolto soprattutto alla salvaguardia della vita umana in mare. Quindi ci saranno delle simulazioni da parte dell'autorità marittima in ausilio con i nostri mezzi nautici e in più avremo delle unità cinofile che avranno modo di far vedere come un'unità cinofila può portare in salvo una persona. Quindi immagino che verrà spiegato anche il come ben comportarsi in mare nei vari momenti di difficoltà. Di sicuro saranno elencate tutte le regole per sia un bagno sicuro che sia una giornata da trascorrere al mare, ci mancherebbe, questo è lo spirito di questa giornata. Grazie.